Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Guardate un po' chi c'è qui. Lo riconoscete anche da questa inquadratura? È il piccolo Angus. Se mi seguite da un po', vi ricorderete che qualche tempo fa ho pubblicato sul canale un video in cui vi annunciavo che Angus sarebbe stato assente per un po'. Finalmente è tornato. E come vedete sta giocando nella culla. Visto che lui è abbastanza grandino da poter stare seduto, gli ho messo il Boppy come supporto e ho trasformato la culla in una sorta di box. Ho appeso questo giochino carinissimo sul lato, poi qui c'è il suo Dudù, succhietto con catenella, e lui sta giocando con questo piccolo bruchetto in legno. Guardate che carino, è snodabile. È quasi l'ora della pappa per il piccolo, sono le 11:45, quindi è quasi mezzogiorno e direi che tra pochissimo andiamo a preparare tutto quanto. Pensavo infatti di dargli la pappa insieme a voi, ma prima ho una sorpresa da svelarvi. Siete pronti? Prontissimi? Angus, facciamo vedere? 3, 2, 1. Wow! Ma ti sono cresciuti i capelli! Guardate un po' Angus che ometto che è diventato. Qui vedete meglio i suoi capelli, super super soffici. Eh sì, Angus, stai diventando proprio grande. A fine video vi faccio vedere meglio tutti i dettagli, ma adesso direi di andare a preparare il pranzo perché il piccolino qui è affamato. Ho già preparato il seggiolone in cucina. Con il riduttore, questo seggiolino così imbottito non riesco ad utilizzarlo per Matilde perché ormai lei è più grandicella, ma per Angus è perfetto. Tra l'altro, se vedete, non è ancora fissato ai lati perché preferisco prima sistemarlo e poi appunto agganciarlo. Eccoci qui, bravo. E adesso che abbiamo allacciato tutto per bene, possiamo iniziare a preparare la pappa. Intanto lui si intrattiene con il suo bruchetto e poi gli ho dato anche questo cucchiaino che non sarà quello che utilizzerò per dargli la pappa, ma è proprio il suo che utilizza per familiarizzare con questo oggetto. Ma che bello questo gioco, Angus! Ma bellissimo! Per quanto riguarda la pappa, invece oggi gli preparerò la crema di riso, che è questa qui. È molto facile e veloce da preparare e gli piace un sacco. Qui ci sono altre pappe, ad esempio questa è una crema di mais e tapioca. Come vedete è aperta perché l'ha assaggiata ieri e preferisce la crema di riso, direi. Quindi oggi torniamo a quella. Qui invece ci sono degli omogeneizzati, ma quelli glieli do principalmente a merenda. Allora, crema di riso, guardate che carino il pack con tutti i disegnini da 6 mesi. Sul retro ci sono tutte le istruzioni per prepararla. E Angus nel frattempo è qui che attende la sua pappa. Il cucchiaino gli è già caduto un centinaio di volte, infatti adesso sta giocando con il bruchetto, come vedete. Per farlo stare tranquillo potrei dargli anche il succhietto, ma soprattutto in questo periodo sto cercando di limitarlo al momento della nanna, quindi preferisco dargli un giochino adesso. Prendiamo la pentola, visto che la pappa è poca, utilizzo questa. Le dosi qui sono indicate a cucchiai. Un cucchiaio ogni 50 ml di latte o acqua o brodo. Per la misura dell'acqua utilizzo questo biberon che era di Angus quando era piccolo, adesso non lo utilizziamo più perché è davvero super super piccino. E adesso che l'acqua è ben calda aggiungo un cucchiaio di questa polvere. E adesso devo rimestare finché non ottengo la consistenza desiderata. Si sta solidificando, diciamo che diventa una specie di pappina gelatinosa. La pappa è quasi pronta. Qui ho già preparato tutto l'occorrente per il pranzo. Partiamo dai cucchiaini, questo è quello di Angus che avete visto prima, mentre invece questo arancione è quello che utilizzo io per dargli la pappa. Questo è il suo biberon con tettarella in caucciù, come vedete ha i manici, così da abituarlo a bere da solo. Tra l'altro è super carino. Questo è il nostro piattino magico che vi faccio vedere meglio tra pochissimo. E infine il libro Viva la pappa! Questo è fatto apposta per il momento della pappa, appunto, perché come vedete è impermeabile, quindi è facilissimo da pulire e ci sono gli animaletti che mangiano. A lato c'è anche questo pesciolino in cui va inserito il cucchiaino. Io inserirò quello di Angus, così ci giocherà.
Questo piattino, come vi dicevo prima, è magico perché vi faccio vedere subito che è irrovesciabile. Se il bimbo prova a capovolgerlo, succede questo, quindi la pappa non si rovescia ed è davvero super super geniale. Angus, è arrivata la pappa! Togliamo questo un attimo, ecco, mettiamo la bavaglia. Sì, tieni. Ecco qui il tuo brocchino. Ecco qui il pesciolino sul cucchiaio. Pappa. Angus, arriva la pappa adesso, amore. Sì, tieni. Guarda che bello. Pronto? Arriva la pappa. Che buona. Bravo. Bravo, Angus. Cosa c'è qui? La pappa. La pappa. Ma è buonissima questa pappa. Vuoi ancora la pappa? Sì? Bravo. Ma bevi da solo? Bravo, Angus. Angus sta diventando proprio un ometto. Non solo gli sono cresciuti i capelli, ma adesso beve anche da solo. Guarda che cosa c'è qui. Stiamo leggendo il libro, vero Angus? Gli piace tanto perché è tutto colorato. L'aereo vola di nuovo sul piatto. Dice il cagnetto, che c'è per me? Apri la bocca, arriva il purè. Arriva un cucchiaio di pappa. Bravo. Vuoi ancora? Ma che bello, Angus! Guardate che ha finito quasi tutta la pappa. Manca solo un cucchiaino, vero? Pronto per l'ultimo cucchiaino? Guardate chi è qui tranquillo nel cuscino. Angus, che ha finito di mangiare la pappa, l'ho cambiato. Adesso stava bevendo ancora un pochino di acqua, infatti gli ho lasciato momentaneamente il biberon. Come avrete notato, il piccolo Angus è diventato un pochino più grande dall'ultima volta che l'avete visto. Non solo gli sono cresciuti i capelli, ma è diventato anche un pochino più colorito. Il suo restyling ha riguardato infatti non solo il routing, ma anche proprio la colorazione. Ho deciso di riportare il piccolino qui sul canale direttamente con un video roleplay in azione, perché volevo che vedeste da subito la differenza, però ci terrei anche a mostrarvi un pochino i suoi nuovi dettagli. E direi che adesso è il momento perfetto, visto che lui è qui molto tranquillo. I capelli li avete già visti nel corso del video, comunque sono inseriti uno per uno, sono morbidissimi, li adoro. Dietro sono fatti così, e adesso vi faccio vedere quanto è facile anche pettinarli, proprio perché sono morbidissimi e super leggeri. Proprio come i capelli dei neonati. Ho deciso di lasciarglieli un po' lunghetti, soprattutto qui davanti, quindi creano questa sorta di ciuffo che secondo me è tenerissimo. Poi lui secondo me sta bene con i capelli un pochino più voluminosi e anche per questo non li ho tagliati troppo. Comunque fatemi sapere cosa ne pensate giù nei commenti, come trovate questi capelli, secondo voi come gli sta questo taglio, tra virgolette. Angus aveva da sempre un viso realizzato con colori piuttosto freddi, più freddi degli arti, perché gli arti li avevo già ridipinti tempo prima e quindi adesso ho sistemato anche questa cosa, quindi è molto più caldo ed è molto più simile agli arti appunto. A proposito di arti, anche questi hanno subito delle modifiche, ora vi faccio vedere velocemente perché non vorrei annoiarvi con ogni singolo dettaglio come se fosse una box opening. Però come vedete adesso le sue manine sono più dettagliate. Prima non aveva praticamente più rossori sulle manine, quindi avevano anche perso tridimensionalità. Adesso secondo me sono molto più carine. Stessa cosa per quanto riguarda i piedini, adesso ve li faccio vedere. Guardate che cosciottine che ha Angus. Piccolo ometto con il body, perché questa è una magliettina con il body attaccato. È super super carina, gli sta benissimo ed è la prima volta che gliela faccio indossare. Ho pensato che per questa ripresentazione fosse davvero perfetta. Comunque torniamo alle gambine.
Ecco qui, non so se vi ricordate come erano prima le sue gambe, ma non aveva più i rossori delle ginocchia, quindi ho sistemato anche quelli. E adesso vi faccio vedere i piedini, sotto sono così, prima avevano perso tutti i rossori e adesso vi faccio vedere la parte sopra. Uno e due, vediamo bene questi piedini, che non sono poi così piccoli, come vi dico sempre. Forse voi dal video non percepirete tutto questo cambiamento a livello di colore, ma vi assicuro che dal vivo è proprio evidente e sono molto molto contenta di come è Angus adesso. I suoi capelli personalmente mi piacciono tanto, soprattutto rispetto a quelli di prima. Se non vi ricordate come erano i capelli di Angus, guardate qualche vecchio video. Ormai erano diventati, come dico io, sterpaglia, cioè erano veramente veramente dei capelli bruttini, povero Angus. Sembravano quasi infeltriti e in più erano stati messi piuttosto male perché era il mio secondo rooting, quindi sono molto contenta di essere riuscita a sistemarlo. Secondo me sembra anche più grande, fatemi sapere giù nei commenti cosa ne pensate. Io spero tantissimo che questo video vi sia piaciuto, che vi sia piaciuta insomma questa idea di ripresentare Angus direttamente con un roleplay e poi di farvi vedere anche i suoi nuovi dettagli. Se questo video vi è piaciuto, per favore lasciate un bel pollice in su per supportare il mio canale in generale, condividetelo su tutti i vostri social con tutti i vostri amici e se non siete ancora iscritti al canale iscrivetevi cliccando anche sulla campanella accanto al tasto iscriviti per non perdervi nessuna novità. E noi ci vediamo prestissimo con nuovi video, anzi fatemi sapere giù nei commenti che nuovi video vorreste vedere con il piccolo Angus. Ciao, a presto!